Alla fine sul candidato civico Carlo Antonetti si è compattato tutto il centrodestra. Dopo mesi di attese, riunioni, conflitti e proposte sfumate è stata ufficializzata la scelta per le amministrative di maggio a Teramo e questa mattina i coordinatori regionali di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Unioni di Centro hanno spiegato il perché della loro posizione. Riteniamo che quelli che erano i propositi iniziali, ovvero quello di creare una larga alleanza, è stato un obiettivo assolutamente centrato. Carlo Antonetti, per la sua storia, per la sua professionalità, è una persona che è capace di aggregare intorno a sé realtà civiche e partitiche, e questo ovviamente fanno di lui una persona estremamente rappresentativa della città di Teramo, ed è questo il suo punto di forza. Non è un caso che la sua candidatura nasce proprio da un appello civico. Ci è voluto un po' di tempo, questo lo riconosco, però poi tutto è bene quel che finisce bene, quindi pensiamo che l'avvocato Antonetti sia una persona affidabile, di grande popolarità nella città di Teramo, non fosse altro che per il ruolo che ha svolto come grande presidente di una squadra di basket che ha dato tante soddisfazioni sportive a questa città e che ha collocato Teramo su uno scenario di livello nazionale, e questo credo che una città di provincia lo debba riconoscere. Insomma, noi abbiamo ritenuto che in questo momento potesse essere la figura di sintesi migliore. Continua così la cavalcata di Antonetti verso il voto con una squadra che vede anche Azione Futuro In, gruppo civico di Paolo Gatti. Antonetti si è detto felice del percorso intrapreso e la convivenza tra partiti di centrodestra e Azione non lo preoccupa. È un percorso iniziato una trentina di giorni fa, un progetto nato praticamente sulla base dei cittadini, sul riportare al centro i cittadini, e piano piano adesso stiamo creando questa coalizione che è sempre più corposa, importante, e con l'arrivo, quindi dopo di Azione, Futuro In, anche di tutto il centrodestra compatto, la squadra è quasi in conclusione. Ovviamente adesso ci sarà poi la mia lista che nei prossimi giorni presenteremo. A proposito di liste, bisogna correre per chiuderle il prima possibile. E qui bisogna correre, non solo per le liste, bisogna solo correre, però diciamo che ci siamo abituati e dobbiamo fare una piccola gara alla Forrest Gump.